Salute e pace, Altair. Mi sbarri il passo? Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti. Di ricordarti come si caccia una preda. So come si fa. Comunque sia, non intendo disobbedire. E allora sbrigati. Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione. Sì, sì. Possiamo rigliare, borseggiare o usare la violenza per intimidire. Bravo, te ne ricordi. Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì. Inizia al mercato del villaggio. È lì che l'abbiamo notato la prima volta. Tu sai chi è? Forse. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Non è così che funziona. Ora vai. E ricorda, inizia dal mercato del villaggio. Perché corre in quel modo? Chissà cosa gli passa per la testa. A quanto pare va già preso. Perché corre in quel modo? Chissà cosa gli passa per la testa. Perché corre in quel modo? Ma dove sarà Dio? Ma dove sta andando? Perché avrà tanta fretta? Dove sta andando? Pare che quell'uomo vada di preso. So ciò che ho visto. Mazun ha aperto la porta. Ha fatto entrare i templari. Allora devi dirlo ad Al-Mualim. Non posso. Mazun non agiva da solo. L'ha aiutato qualcuno dentro la fortezza. Che cosa te lo fa credere? Uno scambio di lettere tra lui e qualcuno all'interno. Gliele recapitava il canestraio. Questo non è un motivo per tacere. Ma il canestraio gli ha consegnato una lettera appena prima dell'attacco. Sospetto che recasse l'ordine di aprire la porta. Parla col canestraio. Può dirci il nome del complice di Mazun? È scomparso. Si nasconde per timore di essere coinvolto. Ah, probabile che sia dentro una delle sue ceste. Avete visto? Finirà per investire qualcuno. Da che cosa sta scappando? State un po' più attenti. Era proprio necessario. Da cosa starà scappando? Per favore, una sola! Abbiamo perso tutto nell'attacco e non abbiamo dove conservare il grano. Ora non posso, sono occupato. Riguarda la lettera? Quale lettera? La lettera che hai ricevuto quando sono arrivata. Brutte notizie? Non so di che cosa parli. Ascolta, vedrò cosa posso fare. Ma adesso devo restare solo. Torna più tardi. Come vuoi. I vostri occhi saranno aperti alla verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo. Un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno.
L'attacco di oggi non è stato che il primo. E altri ne seguiranno se non vi pentite. Abbandonate i costumi corrotti. Ribellatevi contro il folle di Masyaf. Smascherate le sue menzogne. Piantatela di seguirmi. Quando vieni scoperto dalle guardie, interrompi. Che struttura, non c'è bisogno. Di grazia. Finirà per investire qualcuno. Vedo come mi guardate. Sento ciò che dite. Un traditore? Non sono io il traditore. È al Mualillo che ci ha ingannato. Vedrete. È andato fuori di seno. Presto, i vostri occhi saranno aperti alla verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo. Un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno. L'attacco di oggi non è stato che il primo. E altri ne seguiranno se non vi pentite. Abbandonate i costumi corrotti. Ribellatevi contro il folle di Masyaf. Smascherate le sue menzogne. Non fatelo più. Mossa verità. Parla in fretta, dunque. Non mi interessano i tuoi giochetti. Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari. Anche tu dovresti. La loro causa è giusta. Noi? C'è un tale chiamato Jamal. Mi ha detto dei loro piani. Mi ha chiesto di aprire la porta. Ci hai tradito. Noi, che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto. Ho fatto ciò che credevo giusto. E se per questo devi uccidermi, che sia. Non ho paura di morire. Non sta a me decidere del tuo destino. Sarà Al-Mualim a giudicare. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Sei accusato di aver tradito la confraternita, aprendo la strada ai nostri nemici. Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla. Sono fiero di ciò che ho fatto. Mi spiace soltanto che abbiano fallito. Ti offro l'occasione di pentirti, di rinunciare al male che hai nel cuore. Nel mio cuore non c'è il male, ma la verità. Io non mi pento. Allora morirai. Hai agito bene, Altair, e hai riottenuto il diritto di portare la spada. Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Resta da vedere. Alcuni fanno del male per ignoranza o paura. Costoro si possono salvare. Altri sono soggetti a desideri corrotti, la loro mente avvelenata e distorta. Costoro devono essere annientati. Presto sapremo che tipo di uomo è Jamal. Ho superato la prova, dunque. E adesso? Oh, figliuolo. Abbiamo appena cominciato. Ho qui un elenco, formato da 9 nomi. 9 uomini che devono morire. Sono degli appestatori, dei guerrafondai. Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra e assicurano la continuazione delle crociate. Tu li troverai.
li ucciderai. Così facendo spargerai i semi della pace, sia per la regione, sia per te stesso. In questo modo potresti redimerti. 9 vite in cambio della mia. Un'offerta assai generosa, credo. Hai qualche domanda? Solo dove devo iniziare. Molto bene. Recati a Damasco. Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir. Egli sia il primo a cadere. Visita la dimora degli assassini una volta in città. Invierò un colombo per informare il Rafik del tuo arrivo. Parla con lui. Scoprirai che ha molto da offrire. Se lo ritenete opportuno? Sì. Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso. Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso. È uno spreco di tempo. È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori. Come novizio, ora non devi rispondere solo a me, ma a tutta la confraternita. Ebbene sia. Prendi la tua roba e vai. Dimostra che sei ancora uno di noi. Dove stanno? Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Avrai da fare. Capisco. Avrai da fare. Capisco. Starà scappando da qualcosa. A quanto pare va di fretta.